Lavorati i punti su tutto il lato lungo, andiamo a chiudere il sotto. Voltiamo il lavoro sul rovescio e andremo a chiudere il lato corto entrando in ogni punto che abbiamo lavorato. Quindi sistemiamo il sotto e lo andiamo a chiudere entrando in ogni punto e sul pezzo all'uncinetto che abbiamo lavorato e prendendo i punti sulla stoffa e lavoriamo con dei punti bassi. Semplicemente punto su punto. Una volta che avremo chiuso il fondo, fermeremo il filo, lo stacchiamo e andiamo a rivoltare di nuovo il lavoro per andare a lavorare la parte superiore. Andiamo a tagliare il filo. Ecco qui. Fermiamo il filo. Dopo lo andremo a nascondere. Rivoltiamo di nuovo il lavoro. E siamo pronti per andare a lavorare la parte superiore. E le rifiniture. Questo è quello che abbiamo ottenuto fino ad ora. A seconda di quale parte volete che sia il dritto del lavoro, al lato opposto vi andate a riattaccare con l'uncinetto nella parte superiore per andare a lavorare la pattina. Io lo farò double face. Parto dal lato della stoffa e mi vado a riagganciare sul primo punto dopo i punti d'angolo. Entro nel punto stesso e mi aggancio al lavoro con un punto. Catenella. Mi fisso al lavoro e con dei punti bassi raggiungo l'altro lato e mi fermo sul primo punto prima dell'angolo e andiamo a lavorare un punto basso su ogni punto che abbiamo lavorato sul pezzo di stoffa. E ci fermiamo esattamente sul primo punto prima di quelli d'angolo. Voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare un giro di maglia alta punto su punto nel giro sottostante. Lavoriamo le 3 catenelle iniziali, 1, 2 e 3, un punto alto nel punto successivo. E continuiamo lavorando per tutta la riga. Terminato il giro, andremo a lavorare altri 4 giri di maglia alta. Quindi volto il lavoro
e continuo lavorando altri 4 giri di maglia alta. Lavorati gli altri 4 giri a maglia alta, in totale 5, vedete che lascio a voi la facoltà delle decorazioni. Questa è una base neutra. Andate di fantasia e rifinite il vostro lavoro. Io, come vi ho detto in precedenza, creerò un'altra chiusura dal lato opposto per avere una custodia double face. Il consiglio che vi posso dare è sui punti che avete ottenuto, quindi anche questa è una base neutra di maglia alta, potete anche adattare dei bordini tipo questi per rifinire la vostra lavorazione. In rete ce ne sono tantissimi, scegliete quello che più vi piace e adattate il bordino ai punti che avete ottenuto dalla vostra lavorazione. Io proseguo il mio e vi faccio vedere il risultato finale. Dal lato della chiusura tutta a maglia alta ho scelto un bordino semplice. Ve lo faccio vedere. È un bordino leggermente traforato con 2 giri di maglia alta che separano un motivo dall'altro. La lavorazione è semplicissima. Facciamo conto che questa sia la base di maglia alta che voi avete ottenuto dalla lavorazione dei 5 giri e partiamo con le 3 catenelle iniziali. Carichiamo il filo, andiamo alla base delle 3 catenelle e lavoriamo 3 punti alti. Saltiamo 3 punti di base e nel quarto andiamo a lavorare un punto basso e ricominciamo 3 catenelle, 3 punti alti alla base delle 3 catenelle. E questa è tutta la ripetizione di lavorazione per tutta la riga. Salto i 3 punti e nel quarto vado a lavorare il punto basso. Terminiamo la riga e vi faccio vedere l'altro giro da alternare per poter ottenere il motivo finito. Terminato il giro con la maglia bassa sulle 3 catenelle iniziali, voltiamo il lavoro e il secondo giro è un semplicissimo giro a punto rete che andiamo ad iniziare con 3 catenelle per la prima maglia, 1, 2 e 3, 3 catenelle di separazione per lo spazio. Carichiamo il filo, andiamo sulla prima maglia del gruppo sottostante, vedete che corrisponde alle 3 catenelle iniziali e lavoriamo un punto alto. 3 catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo sul gruppo successivo e sulle 3 catenelle andiamo a lavorare il punto alto e continuiamo in questo modo per tutta la riga, che termineremo con la maglia alta sulle 3 catenelle finali. Lavorato l'ultimo punto alto per chiudere l'ultimo archetto, voltiamo il lavoro e lavoriamo i 2 giri di maglia alta, questi che separano un motivo da un altro. Il primo giro di maglia alta lo andrete a lavorare in questo modo: 3 catenelle per il primo punto iniziale, 3 punti alti nel primo archetto. Un punto alto sulla maglia di chiusura dell'archetto stesso. E continuerete in questo modo per tutto questo giro. Andrete poi a lavorare un altro giro di maglia alta, questa volta punto su punto, e poi
andrete a ripetere di nuovo il motivo. Decidete la lunghezza che volete dare alla pattina. Io farò un altro motivo, cioè terminerò questo, poi farò un giro di rifinitura tutto intorno a mezza maglia alta, andrò a creare un occhiello qui nella parte sottostante del lavoro che mi servirà per annodare e la pattina da questo lato e la pattina da quest'altro lato. Durante l'ultimo giro di rifinitura, quello a mezza maglia alta, arrivata al centro della pattina, mi vado a creare la catenella per il laccetto. La misura la decidete voi in base alla lunghezza del vostro portocellulare. Una volta che avrò raggiunto la misura che mi serve, tornerò indietro con un giro di punti bassi, mi riaggancerò esattamente al punto seguente a quello di lavorazione. Quindi ho lavorato il giro di ritorno tutto a maglia bassa sulle catenelle dell'accetto e mi vado a riagganciare, come vi dicevo prima, sulla maglia immediatamente dopo a quella in lavorazione. Carico il filo, lavoro un punto alto, e mi vado a ricreare lo stesso numero di catenelle per il secondo laccetto. Tornerò indietro con il giro di maglia bassa e continuerò la mia rifinitura. Rifinito il laterale, sono arrivata sul bordo del lavoro e sto continuando a rifinire lavorando una mezza maglia alta in ogni punto disponibile. Andrò a lavorare tutto il bordo sul pezzo di maglia alta, arriverò da quest'altra parte, continuerò sulla pattina per rifinire l'altro lato e poi andrò a staccare il filo. Ho terminato tutta la rifinitura, ho staccato il filo e andiamo a creare l'occhiello. Piego esattamente a metà il mio lavoro e mi vado a cercare la maglia centrale, dovrebbe essere questa. Mi aggancerò qui e creerò una sorta di anellino rifinito con tutte maglie basse che mi servirà da ambo i lati per andare ad allacciare le pattine di chiusura. Prendo il filo mi aggancio con una maglia bassissima, chiudo con una catenella e vado a lavorare l'occhiellino con penso una decina di catenelle dovrebbero bastare, una, due, tre, 4, 8, 9 e 10. Volto un attimino il lavoro per andare a chiudere l'occhiello e quindi lavorare tutto un giro di maglia bassa. Staccherò il filo, fisserò la codina e abbiamo terminato anche la lavorazione della chiusura. Mi vado a riagganciare esattamente laddove ho iniziato, sempre con un punto bassissimo, una catenella e vado a lavorare delle maglie basse tutto all'interno del cerchio.
Lavorate tutte le maglie basse nel cerchio. Andiamo a fissare il lavoro. Sempre sulla maglia dove ci siamo agganciati. Lavoro una catenella e chiudo. Stacco il filo e vado a fissare la godina. Questa l'ho già nascosta durante la lavorazione delle maglie basse, questa la andrò a tirare dentro. Diciamo che la parte maggiore del lavoro l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare adesso la tracollina se vogliamo portarlo al collo. O creare allo stesso modo sul dietro o su uno dei lati un altro occhiello per andare a mettere il gancio. Per lavorare la tracollina, vedete che io ho già preparato il mio occhiellino. Ci andiamo a riagganciare su uno dei lati. Qui dove abbiamo l'angolo, quindi mi aggancio, lavoro un punto basso, vado nel punto successivo, estraggo e lavoro un altro punto basso. Ne lavoro ancora un altro, così saremo sicuri di avere ben fissata la nostra tragollina. Vedete che mentre sto lavorando ho fissato anche le codine. Volto il lavoro e mi vado a creare una sorta di fettuccina lavorando le tre maglie alte per tutta la lunghezza che mi serve. Una volta che avrò raggiunta la lunghezza che mi occorre, mi vado a riagganciare dall'altro lato, così come ho fatto adesso, chiudo il lavoro e la nostra tragollina portacellulare è terminata. Se invece volete creare l'altra pattina sull'altro lato del lavoro per averne uno double face, procedete allo stesso modo di come abbiamo lavorato la prima. Vi riagganciate, lavorate la lunghezza della pattina sui punti che deciderete voi. Il procedimento è lo stesso, identico di quello che abbiamo già fatto per la prima. Il lavoro è terminato, io l'ho completato così, ho lavorato la tracollina della misura che a me occorreva e la doppia pattina. Questo è il lato della stoffa. Ho lavorato una piastrella pentagonale a punto granny, il lato lungo quanto la larghezza del portacellulare, vedete? Questo è l'occhiellino nel quale andrò a mettere anche il moschettone, se lo voglio appendere alla borsa o alla cintura dei pantaloni. E questa e l'altra pattina nel caso in cui vogliamo utilizzarlo dall'altro lato. Basta metterla all'interno. Ecco qui. Portacellulare.
Double face, tre opzioni, tragollina, alla quale ho messo il bottoncino nel caso io volessi usarlo come cintura, doppia pattina, e moschettone da mettere appeso alla borsa. Mi auguro che anche questa volta il lavoro sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial. A presto!